L'Italia è un paese di vecchi, sono vecchi tutti quanti, invecchiano i produttori, invecchiano i cantanti, sono diventati vecchi, pure Mina e Celentano, solo uno non invecchia, Antonio Capuano. Maestro Capuano. Ebbene sì, questo lo rappresenta tutto, il simbolo di Napoli, o Vesuvio, il vulcano, perché lui è un vulcano in eruzione sempre e continuamente, un uomo meraviglioso che voglio bene, che oggi compie anni, non si dice l'età, non si può dire l'età, meraviglioso Antonio Capuano, ti voglio un mondo di bene, tanti auguri, buon compleanno, non c'è virus che tenga con te, ma chi t'accire, un bacio forte, buon compleanno Antonio, ti voglio bene. Avrei voluto farti gli auguri dagli Champs-Élysées, da Place Vendôme, da Place Dauphine, invece sono su questo balcone de merde a Rome, e allora je te souhaite bon anniversaire Antoine, bon anniversaire. Ciao Antonio, allora voglio farti non solo gli auguri per i tuoi anni, ma anche augurami di vederci presto. È molto strano vedersi da qui, salutarsi da qui, e spero che non sia questa la condizione nella quale dovremo proprio continuare a salutarci. Però visto che quella che abbiamo in questo momento, sappi che ti abbraccio e che mi manchi moltissimo e che non vedo l'ora di rivederti. Ti abbraccio, manchi molto. Scegli sulle tre, ti voglio bene, belli in tuo coro tuoi, se ci chi tiene, chi sta in tuo coro mia, stai sulla tua. Auguri Antonio, con tutto il cuore, buon compleanno. Buongiorno, auguri al grande maestro e amico Antonio Capuano, artista, regista, scenografo, nuotatore e soprattutto grande battutista. Tanti auguri Antonio, a presto. E auguri Antonio. Auguri. Tanti auguri ad Antonio Capuano da me e Leg Gallini. Di buon compleanno per il suo 8.0. Carissimo Antonio, sono così felice di rivederti. Poi nel giorno del tuo compleanno compi 80 anni. Augurissimi, e vorrei augurarti avere sempre di fronte di sé migliaia dei sogni, in modo tale da poter rimanere sempre così giovane come ti conosco. Un abbraccio fortissimo e spero di rivederti nel mondo reale. Tanti, tantissimissimissimissimissimi auguri a Antonio Capuano, grande maestro e grande autore e soprattutto una persona simpaticissima con una vitalità che fa invidia anche più giovani. Io sono sicuramente più anziano di Antonio. Un grande abbraccio. Usacci, già lo so tu che cosa stai pensando, mo. Già lo so. Ma guarda sti stronzi, guarda sti scemi, che casino hanno fatto solo perché ci fatto 80 anni. Starei pensando a questo. Quindi ti voglio dire soltanto che sono stato veramente felice di lavorare con te quest'anno. Non ti conoscevo come uomo, ti conoscevo come artista, è stata una goduria. È bello stare vicino a te,
con la tua pazzia, rinda la pazzia tua, e poi ogni volta che penso a te saranno gli aneddoti, ma penso sempre a Mara. Auguri Antonio. Antò, sono Carolina, volevo farti gli auguri per il tuo compleanno e volevo dirti che ti voglio un sacco di bene, che è stato bellissimo incontrarti, che sei un genio della nostra vita e che non vedo l'ora di riabbracciarti. Ti voglio bene, anche se per caso sei chiuso in casa, io so che tu sei l'uomo e lo spirito più libero che abbia mai conosciuto e che nessun Covid toglie la libertà, Capuano. Motore, partito, azione, così vai. Motore. Motore, partito, azione. Ecco, all'Antonio Capuano. Andò, sia vita mia, auguri, ti voglio un sacco di bene. Antonio, tanti, 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 tanti auguri. Il più bello ottantenne del nostro cinema, guarda. Non vedo l'ora di vederti e darti 80 baci di persona. E magari ci facciamo un bello bagno a mare appena finisce tutto questo. Un bacio grandissimo e tanti tanti auguri dalla tua Ale. Ciao! Tanti auguri ad Antonio Capuano, un pilastro del cinema italiano, ma soprattutto un precursore del nuovo cinema napoletano. Il suo Vito e gli altri nel 1991 ha aperto la strada a un processo di rinnovamento che è ancora in corso, ma io credo sia doveroso ringraziare Antonio per non essersi mai spostato da Napoli, per aver messo a disposizione delle nuove generazioni il suo enorme bagaglio di esperienza, la freschezza del suo sguardo, l'amore per la sua città, anche quando ne ha raccontato il disagio e le contraddizioni. Auguri Antonio. Direttore carissimo, tantissimi auguri. Buon compleanno Antonio. Antonio caro, tanti auguri per i tuoi 80 anni. A te devo tanto, perché grazie a te se ho conosciuto il cinema, sei stato mio maestro e mio mentore. E mi raccomando, continua a fare tanti buoni film come hai sempre fatto. Ti voglio bene Antonio, un abbraccio. Regata in sangue del bravo sei quel che grito que está volviendo en tu desbocado otro pehuenche. Solo dal mare possiamo cominciare un messaggio di auguri per il mio maestro Antonio Capuano, quel mare dove se mi metto a nuotare dietro di lui nel giro di sei bracciate mi dà 5 minuti di distacco. Quel ragazzino 30 anni fa rimasi folgorato dal suo genio grazie a Vito e gli altri, ed è per questo che sono molto orgoglioso di aver percorso un lungo tratto di strada a fianco a lui e soprattutto di potermi considerare un suo amico. Detto questo, conoscendo il suo giusto grado di idiosincrasia nei confronti di tutte le geografie, dirò pure che non sca sambrella, che te una capa tosta, e soprattutto che mi manda papano caffè. Anto, auguri. Anche se ci siamo conosciuti da poco, non potevano mancare i miei auguri. Antonio, io spero che la vita ci conceda tantissime altre occasioni. Ti faccio i miei auguri di buon compleanno e ti mando un abbraccio forte forte. Dottore, Antonio. Bravissimo. Brava. Bravissima. Ciao Antonio, tanti auguri. Dottore, Antonio. Tanti auguri Antonio. Bravissimo. Manda un bacetto Antonio. Oh, quanto sei bello! Caro Antonio, questo è il mio primo video messaggio di auguri in assoluto e mi fa piacere che sia rivolto a te. Tanti cari auguri di buon compleanno e spero di rivederti presto. Auguri ad Antonio Capuano dalla famiglia Leonardi. Auguri! Tanti auguri Antonio! Tanti auguri Antonio! Tanti auguri Antonio! Ciao Antonio! Un saluto dalla tua Iole di Achille Tarallo. Hai visto che come esperienza anche quella è servita nella vita? Sapessi quante pizze sto facendo in quarantena?
Sono qui perché, come tutti, voglio augurarti uno splendido compleanno e farti tanti, tanti cari auguri. Un bacio da Enza Barra. 80 anni, ma chi la racconti? Tu sei libero di avere l'età che immagini la mattina prima di andare a nuotare. Libero come questo haiku che ti regalo per il tuo compleanno. In mezzo al campo, il canto libero della lodola. Auguroni, amico mio. Tanti auguri, maestro, all'alba di questo grande giorno. Auguri, auguri, auguri grandissimi da una tua ex attrice. Auguri! Ciao Antonio, tanti auguri, giovincello. Come dirà Eli, fatto crescere la barba. E o virus mi ha fatto crescere la barba, però sto aspettando te che sei pronto con un altro film. I miei migliori auguri, lunga e buona vita, lunga e buona vita, Antonio. Ti abbraccio e bacio. Ciao, ciao, ciao. Tanti auguri. Tanti auguri, Antonio. Ciao. Ciao, Antonio. Volevo farti i miei più sinceri e calorosi auguri per il tuo compleanno. E io spero di vederti presto per finalmente riabbracciarti e lavorare con te. Ti saluto, ti faccio ascoltare questo bellissimo suono che senti di questo uccello qui sull'albero dietro a me, che è veramente una meraviglia da ascoltare. E ti auguro di stare bene. Ti mando un bacio. Ciao Antonio, sono Edoardo Angeloni, ciao. Ti auguro tanta felicità per questi 80 anni, spero di incontrarti di nuovo sui set e appena si può, appena finisce tutta questa pandemia, di incontrarti sugli scogli di Mare Chiaro. Un bacio e tanti auguri. Postigliore, ma che bella sorpresa, eh? Come va, come state? Ma chiave, e vorrei descrivere pure. Ma se non noi cagniamo il cantante e l'orchestra. Ah, come scordavo, ma cagniamo pure i connotati. A voi, i soci vostri. È plausibile? Antonio, che gioia lavorare con un vero maestro come te e soprattutto conoscere la bella persona che sei. Ma hanno detto che stai facendo 80 anni. È plausibile? Ti voglio bene. Questo sì, è plausibile. Auguri dalla costumista e dal set del film Il buco in testa. Ti voglio bene. Ciao Antonio, mi hanno detto che anche attraverso i video e il cinema si trasmettono i virus e quindi io mi sono protetto. Però per infettarti con tutto il mio bene, all'opposto di come ha fatto Fontana, mi levo la maschera e insieme al principe ti facciamo gli auguri. E mo come sarà sudato sui cinema? Auguri Antonio e grazie per il tuo sguardo sempre diverso sulle cose che ci regali, che è sempre un grande insegnamento. Ciao Antonio, tantissimi auguri. Ciao Anto, ti faccio i miei più sinceri auguri. Mi ricordo ancora la prima volta che ci siamo conosciuti a scuola, passando pochi dì, stai facendo vecchio pure tu, fisicamente, mentalmente rimani sempre lo stesso. Non finirò mai di ringraziarti per tutte le opportunità che mi hai dato. E niente. Spero di riabbracciarti presto. Mo è un po' difficile, però. Ti mando un bacio e tantissimi auguri. Ciao Antonio, volevo farti tanti auguri di buon compleanno. E continua così, sempre forte e grintoso. Ti mando un forte abbraccio e spero di rivederti presto. Tanti auguri. Carissimo maestro, auguri. Da quando ci siamo incontrati a quel provino per Van Gogh, sei rimasto il mio maestro. Quindi spero di rivederti presto. Di nuovo auguri. Allora, Antonio, scelgo un'inquadratura con un po' di cielo di periferia, che mi hai sempre detto che ti piace tanto, perché si apre. Da non credersi che fai 80 anni, quindi ti mando 80 baci, 80 abbracci e ho tanta voglia di vederti presto. Ciao, tanti auguri.
Ciao Antonio, anche se è un po' di tempo che non lavoriamo qui insieme, vorrei ricordarti sempre come una persona trascinatore da Pienese Nunzio 14 anni a maggio, film indimenticabile, fino all'amore buio. Sei stato un grande Antonio e lo sarai sempre. Un bacio, ciao Antonio, augurissimi, ciao. Ciao Antonio, come stai? Spero tu stia bene e auguri innanzitutto di buon compleanno. E spero che questo momento allegro passi in fretta e che possiamo rincontrarci e iniziare un'altra avventura. Auguri ancora Antonio, un abbraccio, ti saluto. Wow, 80 anni e non sentirli. Il cinema ha bisogno di allegria. I miei migliori auguri al regista Antonio Capuano. È stato un piacere immenso conoscerti e lavorare con te. Buon compleanno Antonio. E so che ti tocca festeggiare anche a te durante la pandemia, però sono sicura, conoscendoti, che ti verrà in mente una genialata per festeggiarlo al meglio. Ti abbraccio e davvero ti faccio tantissimi auguri. Ciao Antonio, come stai? Tutto bene, spero? Ma sicuramente. Allora, visto che non ti potrò abbracciare di persona, cosa che mi mancherà, ti mando questo video messaggio. Cerco di ricordare un episodio successo qualche anno fa, quando giravamo Luna Rossa, e niente, dopo aver girato un piano sequenza fino a fine rullo quasi, su un carrello con panoramiche, con 7-8 attori in scena, quindi anche i movimenti degli attori, tu chiami lo stop. Io faccio ok, va bene, prepariamoci per la seconda. E tu fai, no, quando mai, buona la prima. Io faccio, no, Anto, scusami, ma un'altra per sicurezza la dobbiamo fare, così come tutti quanti quelli che stavano intorno. No, ma quando mai, ma quale sicurezza, buona la prima. E questo per me sei tu. Questo per me sei tu. Sei un grande. E io sono felice, fortunato e onorato di aver lavorato con te, di averti conosciuto, perché mi ha insegnato tanto, anche se è stata solamente un'esperienza, ma non mi ha insegnato solamente come si fa il cinema, mi ha insegnato anche altre cose e di questo te ne sarò sempre grato. E intanto ti auguro buon compleanno, veramente, col cuore, ti voglio bene. Ciao Antonio! Carissimo maestro Antonio Capuano, buon compleanno da Luca Riemma, io sono ancora riconoscente perché ho debuttato con lei Avevo 16 anni, Luna Rossa, ricordate la scena a risolti di San Martino? Puh, a sputò! Quindi sono rimasto colpito, ma non dallo sputò, sono rimasto colpito dalla sua vivacità, la sua genialità. Grazie ancora maestro, un bacio, un abbraccio e tantissimi auguri per 200 anni. Tantissimi auguri, auguri! Ciao Antonio, buoni anni! Grazie per i film che ci hai donato e per tutti quelli che ancora ci donerai. Auguri Antonio. Ambele sia al nord, a Sumatit Bin Chapa. Però tanti auguri Antonio. Con sincerità, stima, riconoscenza e tantissima amicizia. Arvezze, ad voi ben e amracomandi. A Fanen Albadola. Carissimo Antonio, tantissimi auguri. Sono felicissimo di poter condividere con te questo traguardo, almeno a distanza. E sappiamo tutti che persona squisita sei, sia come professionista, come amico, come uomo e come regista. Ti abbiamo amato tutti per i tuoi meravigliosi film e ce ne regalerai tanti altri ancora. Un abbraccio. Ciao Antonio, ti auguro buon compleanno di cuore, con tutto l'affetto e la stima possibile. Sai che ti stimo tantissimo perché ti ritengo un grande artista, anche se so benissimo che non ti piace sentirtelo dire, ma è così ed ogni esperienza con te è sempre un'esperienza di grande crescita. Quindi grazie e ti auguro un compleanno meraviglioso. Auguri. Auguroni di buon compleanno. Antonio, buon compleanno. Auguri, spero di rivederti presto, così continuiamo le nostre chiacchierate sul lungomare di Pozzuoli. Ancora auguri, un bacio, ciao! Carissimo Antonio, inutile dirti che chiaramente avrei voluto darteli di persona questi auguri, insieme a un abbraccio e un bacio, ma chiaramente impossibile in questo momento.
Comunque per me è un onore, maestro, poterle augurare comunque tanti auguri, tanti tanti auguri, e speriamo di vederci molto presto. Ciao Antonio, è difficile parlarti in questa maniera perché non ci sono abituato, infatti questo è il quarto jack. Specialmente una persona come te, umana come te, e quindi non voglio aggiungere altro, ti faccio i miei auguri e ti lascio con un abbraccio simulato. Auguri.